Buonasera a tutti. Qui Servizio Marconi, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Oggi Servizio Marconi più equip formativa territoriale, supporto ai docenti in tema di Piano Nazionale Scuola Digitale. Sala ovale è la nostra etichetta che utilizziamo. Sala ovale è una sala che è qui pochi metri più in là da me. Facevamo i primissimi corsi in presenza qui, poi siamo cresciuti e ne abbiamo fatti di più. Sala ovale è l'etichetta che contraddistingue un'offerta formativa fatta da tanti episodi, da tanti spot. Poco prima di Natale, con alcuni dei colleghi, magari di quelli che vedrete anche qui con me tra poco, abbiamo pensato di proporre una formula dove un qualche tema legasse tra loro alcuni di questi episodi. Gli episodi sono parecchi. Sala Ovale è giunta oggi al suo 8º anno, quindi è da 8 anni che a cadenza settimanale vi proponiamo delle formazioni. Il sistema iscrizioni, quello che ci fa vivere e sopravvivere per dare attestati, prendere iscrizioni, tenere contatti, l'abbiamo aperto nel 2018 e proprio in questi giorni abbiamo pubblicato il corso numero 2000, quindi 2000 opportunità che vengono date, che abbiamo dato. Dice, direi tanta roba. Poi capita che qualche sera fa stavamo pensando a come strutturare questo intervento. Guardavo Rai 3, la trasmissione La fabbrica del mondo, quella condotta da Piovani e Paolini. Parlavamo di storytelling, forse dicevamo con Luigi che è qui con me, in Italia se c'è uno storyteller di valore a cui è giusto applicare questa etichetta, probabilmente è Marco Paolini. E mi ha colpito un'intervista con Marianna Mazzucato, che parlava di temi dell'Agenda 2030, di innovazione e ha detto questa cosa qua. A me non piace alludere ai nemici o alla guerra perché si porta paura. È difficile fare le cose con paura. Bisogna essere eccitati, no? Bisogna avere un storytelling, il tuo mestiere è importantissimo. Tu parli di reti sociali, di reti che governano assieme, in modo che troviamo soluzioni ai problemi locali, quello richiede una storia. Storytellers rule the world. Bisogna ricordarsi che come in questo momento pensiamo alla ricchezza, all'innovazione, è frutto di alcune storie che alcune persone hanno raccontato. Reinventiamo quelle storie. Rosa Maria Caffio. Bene, io provo a iniziare. Dunque, storytelling, questo è il tema delle nostre storie di oggi. E io parto con questa immagine per fare delle considerazioni insieme a voi a proposito proprio dello storytelling e della comunicazione. Questa è un'immagine che è una foto che ho fatto io a Londra, Canary Wharf, e si chiama Absorbed by Lights. E vedete, ci sono tre figure nettissime con la postura tipica di chi sta osservando il cellulare, la testa china, i volti illuminati dallo schermo. Lo smartphone è sempre con noi, è un'estensione in effetti proprio anche del nostro contatto con gli altri, è la nostra estensione verso il mondo. E andiamo avanti. Ok, non mi fanno andare avanti. Ecco, perché questi numeri? Allora, intanto partiamo dal primo, è 6 ore e 54 minuti, è il tempo che l'utente medio impiega online.
su internet. Diciamo che è più o meno lo stesso tempo che impieghiamo quando dormiamo. Questi dati sono in aumento e il numero successivo sono in aumento per ovvi motivi, non ultimo la pandemia. Numero successivo, 2 ore e 46 minuti, è il tempo medio, diciamo così, tolto il tempo dedicato allo studio, al lavoro, eccetera. Quindi il tempo dell'utente medio sempre su internet. Quindi pensate ai social, pensiamo ai social, pensiamo a, diciamo così, a questo tipo di estensione che viviamo online. 10 significa che una volta ogni 10 minuti noi di nostra spontanea volontà andiamo a controllare il cellulare, sempre in media. Questo succede quando non ci arrivano le notifiche, perché abbiamo tutta una serie di tutta una parte trash di notifiche, notizie curiose, video da non perdere, selfie di amici, e anche questo ci distacca da quello che stiamo facendo. Che cosa succede quando la nostra attenzione viene attratta da una notifica? Succede che poi è stato calcolato che impieghiamo 24 minuti, e questo è il nostro ultimo numero, impieghiamo 24 minuti per tornare al compito sospeso. Dicevo prima che i dati sono in aumento per il coronavirus sicuramente, e anche a causa del coronavirus è aumentato tutto quello che è l'e-commerce, il commercio online, per cui sta cambiando il lessico comunicativo a 360 gradi, anche per quanto riguarda proprio quello che acquistiamo in rete. Ecco, da qui quindi nascono tantissime paure, paure legate alla povertà di comunicazione, che è una conseguenza di tutto ciò, e paure legate anche, diciamo così, allo svilimento delle nostre relazioni. Che cosa succedeva prima? Questo è un dipinto, una pittura rupestre nella grotta di Lascaux. Siamo a 17.500 anni fa, e quando si iniziava a raccontare le prime battute di caccia, e la narrazione avveniva fondamentalmente attraverso l'oralità. Quindi il nostro bisogno comunicativo emerge da sempre. E qual è la definizione di narrazione? Io qui ho riportato, diciamo così, una parte di quello che diceva Jerome Bruner, uno psicologo americano. E lui diceva proprio che la narrazione, ed è così a tutti gli effetti, la narrazione è una pratica sociale ed educativa. La narrazione serve per fare memoria e ovviamente ci serve per condividere le nostre esperienze e a maggior ragione le nostre esperienze collettive. E quindi la narrazione passa attraverso, si sviluppa attraverso l'apprendimento e anche attraverso l'intrattenimento. Quindi andiamo un po' a ragionare insieme su quello che è la relazione tra lo storytelling e le neuroscienze. Le neuroscienze hanno rivelato cosa succede nella nostra mente se ascoltiamo una descrizione, per esempio, ascoltiamo una descrizione dettagliata, se ascoltiamo una metafora evocativa che ci fa pensare a qualcosa, se per esempio ascoltiamo anche una conversazione emotiva tra due persone. Questo tipo di narrazioni attivano moltissime zone del nostro cervello. E ci sono delle parole, ecco, provate a vedere qui adesso. Le parole elicitano risposte olfattive. Sentite l'odore del caffè. Una di queste è caffè, anche lavanda, per esempio, oppure cannella, provate a pensarci. Quindi arriviamo quindi a uno stimolo proprio. E vediamo allora perché lo storytelling agisce in un modo così profondo sul nostro cervello. La risposta sembra semplice ed è questa. Le storie si strutturano attraverso la relazione di causa ed effetto. E in realtà è proprio questo il modo in cui noi pensiamo, cioè noi pensiamo, il nostro cervello elabora
il pensiero attraverso una struttura narrativa. Fateci caso, pensateci. È proprio così, lo storytelling è parte di noi, ma da sempre, fin dalla nascita. E questo pensiero narrativo ci permette di organizzare e di gestire la nostra conoscenza del mondo e anche le nostre esperienze. Quindi, il nostro cervello, quindi, in base a quello che sto dicendo, il nostro cervello è attivo maggiormente quando si attiva quando ascolta delle storie. Perché? Questo è spiegato dall'evoluzione della specie, cioè sono i collegamenti neurali. Quindi noi, questa è un'immagine che un po' la racconta questa cosa, relazioniamo la storia alle nostre esperienze. Si attiva una parte della corteccia cerebrale che ha proprio questo compito. Ed è per questo motivo quindi che le metafore funzionano ed è per questo motivo che le storie ci portano altrove. E un altro motivo è fisiologico, e cioè il cervello produce l'ossitocina. E questa ossitocina ci aiuta l'ascoltatore a provare fiducia. E lo stesso effetto avviene quando, per esempio, incontriamo una persona particolarmente gentile e affabile nei nostri confronti, no? Noi siamo naturalmente predisposti ad ascoltare questa persona. Quindi, riassumendo, a proposito di una storia, per esempio, no? Più sono gli elementi, che la storia ci permette di collegare alle nostre esperienze, maggiore è il numero di quello che andiamo a ricordare, dei concetti che ricordiamo. Quindi, solo in questo momento la storia diventa nostra, diventa personale. Quindi il racconto è fondamentale per trasmettere il sapere. Vabbè, adesso ci rilassiamo un attimo. Top Gun, Tom Cruise, lo conoscete tutti. Storytelling e l'audience, ho chiamato questa slide, ma è chiaro che mi riferisco allo storytelling nel marketing. Che cosa è successo? Che questo film era fuori, insomma, era ancora in proiezione e le vendite di quei famosi occhiali, gli occhiali da aviatore, hanno raggiunto le stelle. Così come hanno raggiunto le stelle i nuovi arruolamenti sia in aviazione che in marina degli Stati Uniti. Quindi le narrazioni cambiano il modo in cui il nostro cervello processa le informazioni. Questo è quello che abbiamo detto finora e che è raccontato meravigliosamente da questa immagine che ho trovato. Vi dico un'altra storia a proposito di storytelling e comunicazione. Qualche anno fa, un giornalista inglese ha fatto questo strano esperimento. E lui ha voluto, lui veniva pagato da TripAdvisor per fare delle recensioni fake, sempre su TripAdvisor. E allora a un certo punto ha pensato di fare questo esperimento, cioè ha inventato un ristorante inesistente, un ristorante finto, e ha invitato tutti i suoi amici a scrivere delle recensioni. Nel giro di poco tempo, questo ristorante mai esistito è diventato il miglior ristorante di Londra, come si vede in questa immagine. E questo è un altro punto che ci può far ragionare su quanto in realtà lo storytelling influisca anche, diciamo così, questo è un esempio di disinformazione, no? Quindi, a proposito di storie, cito questa frase di Jonathan Gottschall, tratta dal libro L'istinto di narrare, come le storie ci hanno reso umani. Quindi, questa è la storia delle storie, è quella del cavallo di Troia, no? È l'Iliade. Quindi, è il primo esempio di grande storia spiegato in questa frase. La storia è uno stratagemma per inserire un messaggio nella cittadella fortificata della mente umana. L'esempio, appunto, è quello del cavallo di Troia. Altro esempio è quello del bimbo prima di andare a letto, no? Dice: papà, invece di leggermi una favola, perché non mi leggi un contenuto sponsorizzato? Nessun bambino ci chiederà mai questo. Le storie per i bambini sono importantissime e con le storie i bambini imparano a gestire le relazioni sociali e imparano anche a riconoscere le emozioni vissute. Altra citazione è quella di
qui di Umberto Eco, tratta da Sei passeggiate nei boschi narrativi. La narrazione, dice Umberto Eco, per dare forma al disordine delle esperienze. Quindi la narrazione è come se ci fornisse intenzioni, motivazioni, e quindi ritorniamo al discorso che la narrazione si collega alle relazioni di causa ed effetto, ma avviene anche insieme ad altri eventi, ad altre azioni. E in questo caso io penso al nostro contesto educativo, no? Tutte queste relazioni di causa effetto e di reciprocità assumono una grande rilevanza, e quindi il racconto viene veicolato proprio da questo processo che fa riferimento a quello che ho scritto sotto, cioè a voler conoscere, a saper ascoltare, a saper scegliere, saper fare. E lo dice anche lo psicologo di cui vi parlavo all'inizio, no? Brunner. L'approccio narrativo e l'intersoggettività. La capacità di capire attraverso il linguaggio e i gesti o con altri mezzi cosa hanno in mente gli altri. Ecco che questo avviene, l'apprendimento avviene e si crea all'interno di un contesto, e il nostro contesto è quello della classe, inizialmente, no? Principalmente. Quindi all'interno della classe e attraverso lo scambio collaborativo e cooperativo tra tutti gli attori di questa classe, quindi ovviamente parliamo sia degli alunni che dei docenti. L'ultima frase, e con questa vi lascio, sempre di John Gottschall: siamo creature fatte di storie, e il processo di cambiare una mente o di cambiare tutto il mondo deve iniziare con "C'era una volta". Eccoci qui con due esperti del servizio Marconi per questo piccolo ragionamento sullo storytelling. Per cui chiedo ai miei colleghi Gabriele e Elena, storytelling secondo voi che cos'è? Perché è importante a scuola? Ma se parto io, Elena, lo storytelling è, chiamiamolo, una metodologia che in realtà esiste da quando esiste l'uomo, no? Attraverso il racconto, attraverso il raccontare fatto non solo di parole, ma anche di immagini, l'umanità è da sempre che cerca di veicolare contenuti anche filosofici, storici, morali, ma anche semplicemente legati alle singole storie familiari, no? Attraverso appunto il racconto. E il racconto ha il pregio, da un lato, di dare informazioni, ma dall'altro anche di colpire quella parte emotiva di ognuno di noi, di stimolare la curiosità, di sapere in fondo come va a finire, no? Una storia. E quindi è uno strumento che da sempre l'umanità ha utilizzato per agganciare l'interesse e condurre per mano l'ascoltatore o il lettore attraverso una storia, per arrivare poi a dei concetti e a delle conoscenze. È chiaro che la dimensione multimediale, e quindi l'avvento del digitale, ha ulteriormente potenziato questo strumento, questa metodologia, proprio perché oggi possiamo integrare tutti i canali comunicativi, facendo quindi un messaggio sempre più inclusivo da questo punto di vista, ed efficace. Proprio per questa ragione, in particolare, insomma, negli ultimi anni, questa metodologia sta avendo una diffusione massiccia, non solo nel campo educativo, ma in tutti gli altri campi che hanno a che fare con la comunicazione, ecco. E possiamo dire anche, quindi, che con l'avvento della multimedialità e del digitale, lo storytelling ha acquisito anche una dimensione di ulteriore apertura anche in senso internazionale. Per cui se pensiamo appunto a una narrazione di eventi, di attività, di percorsi, ancor più a livello di collaborazione europea ed internazionale, è importante pensare ad uno storytelling che racconti le esperienze che in tante scuole si svolgono proprio di partenariati, di gemellaggi e di occasioni di incontro internazionale.
Quindi mi state dicendo di un docente che racconta, come ha sempre raccontato, e che oggi racconta anche a un ambiente molto più grande della classe, perché con queste possibilità ci si apre. Quindi bisogna farlo in modo consapevole, probabilmente. Voi che cosa andrete a raccontare a chi farà il vostro corso, la vostra proposta operativa sullo storytelling? E dunque, io lavorerò un po' sui dati, sui data, a seconda della lingua che utilizziamo, perché veicolano tantissime informazioni, però vanno analizzati. Un'analisi dei dati non è neutra, non è neutrale, può essere in qualche modo letta in una direzione o in un'altra, ed è estremamente importante la modalità con cui viene appunto raccontata. Quindi, per esempio, in un'analisi seria di dati, che siano big data, open data, che abbiamo a disposizione, o anche dei dati che uno può ricavare riflettendo sulla sua giornata on life, per esempio, con i dati che cediamo al mondo di internet, che in qualche modo ci raccontano una vita singola di un singolo all'interno di una giornata, per esempio, dicevo, attraverso questa analisi di questi dati noi possiamo scegliere vari modi di raccontarli e quindi vari modi appunto di imbastire uno storytelling anche a seconda dei risultati che vogliamo ottenere, che spesso sono risultati che si legano anche a una dimensione emotiva, no? Peraltro su questo tema si può agganciare anche un approfondimento sul tema delle fake news, per esempio, o in generale proprio sul tema di come le nuove generazioni saranno chiamate sempre di più ad una capacità di interpretare questi dati e quindi di dare a questi dati comunque una storia, uno sfondo, un contesto e una trama, un tessuto, appunto, perché fini a se stessi servono relativamente. Ed è un po', insomma, una sfida anche nell'unire due dimensioni che tutto sommato vengono sentite lontane, quella dei dati, che è più legata, se vogliamo, all'ambito statistico e logico-matematico, e quello dello storytelling, che invece in generale il raccontare viene sempre più visto legato a una dimensione più umanista o comunque linguistica. Elena invece. E invece dal mio punto di vista, ovviamente, tratteremo come si può raccontare l'esperienza e anche nel mio caso cercheremo di vederlo dal piccolo al grande, un po' per cerchi concentrici, ovvero come possiamo raccontare le tantissime esperienze che nelle nostre scuole si fanno, dalla classe alle più classi allargate fino ad arrivare all'intero istituto o alle reti di istituti e ai partenariati internazionali, come raccontare appunto le esperienze che facciamo in ambito di gemellaggi e di mobilità a livello europeo. Non è semplicemente un mettersi in mostra, ma è proprio raccontare la trama, il percorso e la vita delle relazioni che abbiamo con l'altro, con gli altri, con i nostri partner, in modo proprio da ricostruirlo per noi stessi, ma da renderlo anche leggibile e fruibile a quelle persone che fanno parte del nostro contesto e del nostro contorno, ma non lo vivono insieme a noi. Quindi un raccontarci per far capire, per far rivivere le esperienze che quotidianamente realizziamo in classe o che straordinariamente realizziamo nei momenti di mobilità virtuale o fisica attraverso i progetti internazionali. Ciao Luigi, ciao Nunzio. Ciao. Allora, che cos'è questo storytelling? Vado io, Nunzio, vai tu. Ok, dopo di te. Ma innanzitutto io volevo dire che secondo me è un termine di cui si fa probabilmente un po' un abuso in molti campi ultimamente, spesso viene usato a sproposito. A me piace pensare allo storytelling nella sua accezione originaria, quindi proprio nel senso del raccontare coinvolgendo, affascinando e portando lontano con la mente coloro che ascoltano il narratore. Questo è per me lo storytelling, una cosa molto semplice in realtà. Cioè, confermo, cioè semplice e semplificante, cioè si tratta di trasmettere contenuti attraverso lo strumento narrativo.
strumento narrativo coinvolge, diciamo, implica l'utilizzo della sfera emotiva più che quella logica, quindi favorisce, per esempio, nella didattica, perché poi lo storytelling può essere utilizzato in vari campi, nella didattica favorisce un approccio più gratificante all'apprendimento, no? Perché si utilizza lo strumento narrativo. Poi ne esistono di vario tipo, ma tutti, bene o male, hanno questa funzione semplificante di concetti astratti in, diciamo, una struttura narrativa. E poi hanno il vantaggio di mettere insieme anche linguaggi diversi, cioè lo storytelling può favorire un utilizzo di strumenti cross-mediali o, diciamo, interattivi rispetto ad altre modalità di comunicazione. Quindi sì, semplificatorio e gratificante. E che cosa proporrete ai corsisti dentro a questa rassegna nostra sullo storytelling? Ecco, io che sono appassionato, diciamo, di audiovisivi, di contenuti audio-video, linguaggio audiovisivo, chiaramente mi occupo di quello e darò dei suggerimenti su come raccontare attraverso le immagini. Quindi utilizzare lo storytelling, utilizzare il racconto, ma tradurlo poi in una sequenza di immagini, che è un passaggio successivo rispetto al generale storytelling. Cioè, non si tratta solo di utilizzare una struttura narrativa che, diciamo, può avere tutte le caratteristiche della narratologia, cioè si può cominciare un racconto, si può costruire, come lo si può leggere. Nel video va strutturato con delle immagini, quindi ogni immagine a sé è un racconto, perché è costruita da una serie di elementi e vanno, secondo delle regole, diciamo, impostati perché si colga il punto di vista dell'immagine, e poi le immagini vanno messe insieme per costruire un senso, cioè è una grammatica, non delle parole, ma delle immagini, che con alcuni semplici, diciamo, suggerimenti può garantire un risultato migliore, perché l'importante nell'utilizzo dello storytelling è trasmettere il punto di vista nel modo più semplice, come dicevamo prima, possibile. Sì, chiaramente io mi riallaccio a quello che diceva Nunzio, esistono tante modalità di narrare, tanti strumenti, pensiamo chiaramente a quelli più noti, la voce, la musica, le immagini, la scrittura. Io questa volta proverò a servirmi di un sistema un po' anomalo, ecco, cioè proverò a narrare attraverso la ricerca sul web, cioè raccontare una storia andando proprio a scovare la nostra storia, quindi le informazioni, provando a estrapolarle e organizzandole poi in forma organica. Per fare questo, appunto, proveremo insieme a coloro che vorranno partecipare a capire in ottica di digital content curation come funziona la ricerca, perché è importante come competenza di cittadinanza digitale in un mondo in cui, ricordiamo, ecco, qualcuno ha paragonato l'attuale ricerca che effettuiamo ogni giorno a una preghiera. No? Un tempo si pregava rivolgendo lo sguardo verso l'alto, e oggi ogni giorno circa 3 miliardi e mezzo di persone cerca una risposta rivolgendo non lo sguardo verso l'alto, ma verso il basso, sul proprio schermo, appunto, che hanno davanti. Proviamo un po' a capire perché è importante come competenza di cittadinanza anche questo. Quante cose e quante idee. Rita Marchignoli, sei qui? Sì, eccomi. Allora. Certo, Io ti lascio la parola. grazie. Riprendo il filo di lasciato da Rosa Maria, il Once Upon a Time, quindi So Let's Begin. C'era una volta una maestra semplice di scuola primaria che si interrogava tutti i giorni e pensava e ripensava e cercava di riflettere su quella che è la sua azione didattica da 30 anni ormai a questa parte. E un giorno questa maestra si imbatte nell'ultimo libro del professor Rivoltella. Nella prefazione, nelle prime pagine, legge qualche cosa che la emoziona. Il piacere dell'obliquo. Ma come, non ci avevo mai pensato, cosa sarà mai questo obliquo? Una citazione di Serpieri che il professor Rivoltella appunto scrive.
Ed eccolo qua, che cos'è questo piacere? È il piacere che si prova da autori del proprio tragitto nel dipanare il senso all'interno delle mille giravolte che la nostra avventura nel mondo descrive, nell'accorgersi che le tessere vanno miracolosamente al loro posto. E questa maestra si interroga e dice: oh caspita, per questo intervento direi sullo storytelling che questo è perfetto. Non è attribuibile solamente alla vita vera, ma anche quella scolastica, a ciò che si fa nella scuola, dove a volte nel caos si riesce poi miracolosamente a mettere tutte le cose a posto e a creare storie. E la narrazione così, no? La scuola come il teatro, nella scuola così come nel teatro, la narrazione non è sempre lineare. Apprendiamo attraverso la narrazione, ma per fortuna abbiamo degli spazi di autonomia, di spazi di creatività che dobbiamo lasciare come docenti. E quali sono allora le componenti affinché questa narrazione possa aver luogo? Occorrono dei soggetti attivi, non passivi, situazioni, e li dobbiamo anche creare, la corporeità, e poi faremo un accenno anche a un altro tipo di corporeità, e la relazione. Questo è già stato detto, è imprescindibile, perché c'è la parte emotiva, la parte relazionale. Bene, allora è quasi banale dire che l'insegnamento è teatro, e vale anche che il teatro è insegnamento. Gli attori, cioè i docenti e gli alunni, vanno in scena ogni giorno. La cosa bella di questo mestiere è che ogni giorno è diverso. La sceneggiatura non è mai uguale, perché c'è sempre l'imprevisto, perché c'è sempre l'approfondimento, perché si apprende insieme, si scrivono storie insieme. La natura della didattica è di per sé intrinsecamente performativa. Siamo dei performance, sì, lo siamo. Ma siamo anche educatori, anche questa è una citazione da Rivoltella, siamo educatori, ma siamo attori, entriamo in scena, andiamo sul palcoscenico, si dice proprio, no? Sale in cattedra, dove la cattedra io la vedo come un palcoscenico che può essere agito da me come docente, ma anche dai miei alunni, perché no? Non siamo solo attori, siamo anche registi. Il senso del mio intervento oggi è proprio quello del backstage, della preparazione di quello che è il raccontare storie, perché non si improvvisa. Perciò occorrono dei ruoli e il docente è regista, anche attore. E su che cosa si basa il lavoro dell'educatore? Sull'analogia? Sulla sostituzione, sulla trasposizione. Queste sono caratteristiche tipiche anche del teatro. Quali armi ha in più il docente che voglia fare didattica in un certo modo e fare anche storytelling? Ha la mediazione didattica e una parola che io adoro ed è la regolazione. Regolazione fa rima con progettazione e con valutazione. Ho aggiunto traduzione perché, sempre per il discorso che c'era una volta una maestra che si interrogava, mi capita di creare quotidianamente tante storie, tante quanti sono i miei alunni, variopinti, con culture diverse, lingue diverse. In scena va un translanguaging tutti i giorni. Perciò la stessa storia, affinché venga compresa e venga emozionata, va tradotta a volte, va tradotta in lingua inglese, va tradotta con i gesti, con la prossemica, va tradotta anche con l'ausilio di qualcuno che mi aiuti a tradurre alcune parole difficili, per esempio in arabo. Ma mi piace anche tanto il termine progettazione,
non esistono storie che non siano pensate, previste, progettate. La storia dell'educazione, dell'entrare in scena ogni giorno, non fa rima con improvvisazione. La Laurie Yard dice che insegnare è senza dubbio un'arte, ma nelle arti tutto è lecito. L'imperativo è creare un'esperienza che abbia significato per i destinatari. Questo non è sufficiente per l'insegnamento, esso deve dare di più. L'insegnamento è più simile a una scienza della progettazione, perché usa ciò che nell'insegnamento è noto per raggiungere il proprio scopo, ossia l'apprendimento degli studenti e, questa è la cosa importante, mentre implementa i progetti, continua a migliorarli. È un raccontare storie continuo. Progettare significa scrivere la sceneggiatura didattica. Siamo sì o no educatori? Siamo sì o no registi? Siamo sì o no designer dell'azione educativa? E questo comporta fare delle scelte, lavorare anche togliendo, prevedere e regolare, rompere anche gli schemi narrativi per creare la suspense, per creare l'imprevisto, per lasciare quello spazio alla creatività e all'autonomia. Che cosa facciamo? Facciamo un montaggio di oggetti culturali. E quali corde andiamo a toccare? La mente, il corpo e il cervello di ogni persona coinvolta. Che cosa significa? Significa che il soggetto all'interno di uno storytelling scolastico, educativo, ma non solo, e qui riprendo una definizione di Ruggero Eugeni nell'epoca, nella condizione postmediale, a ogni soggetto possiamo attribuire 5E, 5E. È embodied, ossia è incorporato, è embedded, cioè è inserito dentro un contesto, non necessariamente scolastico. È enacted, quindi è impegnato in un'attività coinvolgente che è un'attività di rappresentazione ma anche di autorappresentazione. È extended, quindi è anche propenso, è pronto a proiettarsi nelle rappresentazioni di altri, quindi a cambiare punto di vista. È anche emerging, quindi emerge. Dalle esperienze, dalla totalità delle esperienze, dal caos delle esperienze, riesce comunque ad emergere con il proprio punto di vista nel rispetto di quello altrui. Ma essendo soggetto, Eugeni dice, aggiungiamo la A di affective, quindi non è solo cognitivo, è anche affettivo, è relational, la R di relational, è relazionato ed è in relazione con, è impegnato in una serie di interazioni. Ok, ma per fare questo occorrono degli spazi di rappresentazione. La classe, la scuola, non è un uditorio, ma è e deve essere un laboratorio, è lo spazio della rappresentazione, dove, tanto per citare Mario Lodi, la cattedra può essere spostata, diventa quel metro quadro che mi serve come predellino, come tavolo dove appoggiare le cose, dove posso mettere in scena delle storie. Serve spazio per fare spazio al di fuori che entra dentro nella scuola, va raccontato dentro nella scuola, va anche disarticolato e occorre fare delle riflessioni su ciò che c'è fuori e va portato dentro nella scuola. È qui che si gioca l'apprendimento. Ma storytelling, ok, corpo, ok, spazio fisico, ok, ma a distanza? Ah, beh, certo, si può fare anche a distanza. Qui ci viene in aiuto che cosa è il digitale? Per cui se non ci fosse non saremmo neanche qua a raccontarci questa storia oggi. Il digitale ci dà mille opportunità. Il corporeo non riusciamo esattamente come vorremmo e allora dobbiamo fare focus, stressare quella che è la dimensione sintattica della comunicazione, cioè riprendere, lavorare sulla consapevolezza che ogni parola ha un significato, i registri
che si utilizzano. La prossemica è del busto, del viso, l'espressione, l'espressività, il parlare, l'accarezzare con gli occhi. Sulla collaborazione, sulla documentazione non spendo più parole perché lo faranno in modo sicuramente più approfondito i colleghi che diranno dopo di me. E quindi a questo punto si apre il sipario sullo storytelling a scuola. Eccoci qui con Roberto Agostini e Leo Izzo. Qual è la vostra idea di storytelling? Storytelling. Allora, io sono un docente di musica, quindi con la musica apparentemente raccontare storie è molto difficile, perlomeno non le storie che si raccontano con i personaggi e con gli eventi e con le azioni. La musica racconta altri tipi di storie, insomma, fatte soprattutto nella sfera affettiva. Certo che se uniamo il testo alla musica otteniamo invece la fusione dei due linguaggi e quindi le storie, anche quelle che vengono raccontate solo con le parole, possono essere arricchite da una dimensione sonora molto più ricca. E, mi accordo a quanto diceva Roberto, nel raccontare attraverso i suoni e attraverso le parole entrano in gioco anche le voci dei ragazzi e delle ragazze che partecipano, e la dimensione della voce porta un vissuto e un senso identitario molto importante, e veicolano emozioni insieme all'aspetto sonoro, per cui raccontare attraverso i suoni, attraverso la sfera diciamo musicale e il portato della voce degli studenti e delle studentesse diventa un progetto che ha una componente di vissuto esperienziale molto forte, quindi una forma di comunicazione importante secondo noi. E in questa proposta formativa che cosa andrete a proporre ai vostri corsisti? Dunque, naturalmente lavorare col suono è una cosa che può diventare molto specialistica per gli educatori di musica. In questa proposta la scelta è stata quella di lavorare con un approccio interdisciplinare in cui tutti i docenti possono in qualche modo ritrovarsi, a seconda dei livelli naturalmente. L'idea è quella di lavorare col suono in tutte le loro potenzialità, non tanto di fare una storia sonorizzata con una musica di accompagnamento, di sottofondo, che è una proposta sicuramente interessante, ma dal nostro punto di vista non così ricca come invece una proposta dove la dimensione sonora acquista particolare rilievo. Per sonora intendo appunto, come diceva Leo precedentemente, le voci dei ragazzi che vengono registrate, ma anche tutta la dimensione dei suoni, degli effetti sonori e dei suoni ambientali, oltre che quelli musicali, che devono acquistare una particolare rilevanza nella narrazione. Naturalmente per far questo faremo affidamento a delle risorse digitali utili per fare questo tipo di lavori. In questo contesto, per noi, diciamo, insegnanti di musica, la collaborazione con altri docenti diventa un aspetto molto importante, no? Quindi, come già accennava Roberto, l'interdisciplinarità, la stesura dei testi, la preparazione del lavoro, possono essere dei percorsi anche molto lunghi che richiedono molta cura, e poi la componente musicale entra in gioco però senza diventare un aspetto specialistico. Spesso l'ambientazione sonora, che richiama un po' l'immaginario anche cinematografico o del radiodiaramma, se vogliamo, diventa un tessuto narrativo che si sovrappone e dialoga con quello della parola. Grazie Roberto, grazie Leo, direi molto interessante, e quindi andremo a proporre anche questa sfaccettatura dello storytelling. Andiamo a sentire adesso altre voci. Io chiedo a Chiara Fontana se è qui. Grazie. Narrare è emozionare, l'immaginazione è tutto, è l'anteprima delle attrazioni che il futuro ci riserva. L'immaginazione è più importante della conoscenza. È stato detto più volte questa sera, narrare arriva alla coscienza, alla mente profonda, arriva alla pancia di chi legge, di chi ascolta. Il digital storytelling ha un forte potere comunicativo, ma anche un potere persuasivo.
potere dovuto all'intreccio, come abbiamo detto, di testi, del saper dosare sapientemente l'uso delle immagini, l'uso della voce, l'uso della colonna sonora. Grazie emoziona, grazie a questa capacità che ha il digital storytelling di far sì che il lettore si senta partecipe della storia, di questo senso di empatia che si stabilisce tra chi scrive la sceneggiatura, chi realizza il prodotto e chi ne fruisce. Digital storytelling a scuola perché? Perché va a sviluppare una pluralità di competenze, competenze comunicative nel momento in cui i nostri bambini, i nostri ragazzi scrivono la sceneggiatura e hanno iniziano a sviluppare quella capacità di sintesi, ma anche capacità comunicativa, in quanto nel momento in cui vanno ad inserire, a giocare con la loro voce, imparano a modulare il tono della voce, imparano ad alzare quella voce e a raccontarsi con la propria voce. Sviluppano anche capacità digitali nel momento in cui creano i loro prodotti, ma anche capacità di educazione civica, in quanto nel momento in cui vanno a ricercare in rete una serie di immagini, a selezionarle, a capire quali possono essere riutilizzati e quali no, così per le immagini, ma anche per la musica, anche per il video, la scelta di video riutilizzabili. E quindi competenze digitali, competenze di educazione alla cittadinanza, sviluppo di un pensiero creativo, perché lo storytelling è creatività, ma anche sviluppo di un pensiero critico, del saper valutare il proprio prodotto, del saper valutare il proprio processo, del saper selezionare tra tutto ciò che la rete produce, ma anche da avere un occhio critico nei confronti delle proprie produzioni. Ma non per ultimo, sviluppa un potere, ha un forte coinvolgimento emotivo, empatico. Digital storytelling si fa in gruppo e allora è nel lavorare in gruppo che si accetta la revisione critica e costruttiva dell'altro, è nel lavorare in gruppo che si accettano le idee dell'altro, che si scende a dei compromessi, che si valuta insieme quale idea può essere più efficace per valutare un contenuto. Digital storytelling a scuola fatto di testi, fatto di immagini, fatto di audio, fatto di testi, dicevo, brevi ma efficaci. Il saper dire con poche parole tanto, lasciando quello spazio, vedremo poi, all'immaginazione. Immagini, quali immagini? A seconda del grado scolastico, immagini realizzate dai bambini, perché no, con materiali di riciclo. Immagini create dai ragazzi, ma questi ragazzi, questi bambini che possono diventare dei fotoreporter e quindi che raccolgono le immagini direttamente nell'ambiente, nel giardino, nella città, immagini statiche, immagini a 360 gradi, volti per narrare. Nelle scuole dove ci sono atelier più attrezzati, immagini realizzate anche con la tecnica del green screen, per cui ragazzi che possono entrare direttamente in ambienti più ampli, aumentati con il digitale, scelta di video, i ragazzi che dalla tecnica dello stop motion, più tecnica di montaggio video, diventano degli storyteller con il video, con quale scopo? Di suscitare emozioni. L'audio, lo dicevano i colleghi prima di me, l'importante della voce narrante, del suono, ma anche della colonna sonora che accompagna il video con le nostre emozioni. Quali sono le fasi del digital storytelling? Fase di preproduzione. Prima fase, perché avere ben chiaro l'obiettivo, dove si vuole arrivare, quale competenze si vogliono sviluppare, quale messaggio, quale emozione si vuole raccontare, ma poi definire bene a chi si vuole parlare, a chi si vuole raccontare. Poi c'è il momento della produzione, si sceglie quale strumento utilizzare e quindi ce ne sono tante, dal video al fumetto, alla storia, ma con quale modalità vogliamo comunicare? Una volta scelto lo strumento, anche andare a valutare tra le tante applicazioni, le web app presenti, i software, quali utilizzare per la realizzazione del prodotto, per poi lavorare sulle immagini, sui video, sulla scrittura dello storyboard fino alla creazione del contenuto. Importante anche la fase di post-produzione, dove si verifica il prodotto, ma si valuta anche il processo. E poi il momento della condivisione, che prima avviene all'interno della classe, ma questa classe che poi si apre grazie ai canali all'esterno.
Quali sono nel dettaglio queste fasi? Pre-produzione, consapevolezza, avere ben chiaro cosa si vuole raccontare. Se non lo sappiamo, ci si perde anche il lettore. Aver ben chiaro qual è lo scopo per cui a scuola si fa digital storytelling, per divertire, per spiegare un argomento, per raccontarsi, per raccontare. E quindi aver ben chiaro lo scopo per scegliere poi anche lo strumento. Qual è il ruolo del docente e qual è il ruolo dell'alunno in questa prima fase? Il docente, ce l'ha detto benissimo prima Rita nella sua relazione, facilita, motiva, responsabilizza per farsi poi ancora più trasparente nelle fasi successive. Il docente deve avere ben chiaro qual è la tematica, qual è l'obiettivo, quali sono le competenze che con quell'attività vuole andare a sviluppare, quali sono i suoi obiettivi. Ed è il docente che dà degli stimoli, individua una situazione problematica, reperisce inizialmente qualche risorsa, soprattutto con i più piccoli, quindi un video, un albo illustrato, dà qualche cosa perché faccia nascere nei ragazzi la curiosità e la voglia di raccontare, predispone l'ambiente, ma quale ambiente? Non necessariamente deve essere un atelier attrezzato con il green screen o con e strumenti per registrazione audio e video, può essere la nostra aula che diventa però fluida, che dà la possibilità di spostarsi, di confrontarsi, di collaborare, ma si può fare digital storytelling in giardino, la si può fare in palestra, la si può fare in ogni spazio della scuola che comunque permette il raccontarsi e il confrontarsi. Altra cosa importante che fa il docente deve avere chiaro i tempi. Tempi ben definiti, altrimenti ci si può perdere. Tempi definiti nella fase di pre-produzione, tempi definiti nella fase di produzione e nelle fasi successive. Crea i gruppi, prevede una serie di ruoli, ma non dà il ruolo il docente. È ciascun ragazzo che troverà il suo ruolo a seconda delle proprie competenze, delle proprie attitudini, della propria predisposizione. Quindi il docente individua quali possono essere i ruoli per realizzare il prodotto, ma sono i ragazzi che trovano all'interno il loro spazio. Così come il docente che può dare qualche format. Ok, questo argomento può essere trattato col fumetto, con il video, con il podcast, però è poi il gruppo che si confronta e che sceglie il proprio canale. Attenzione, noi docenti facciamoci sempre più trasparenti per lasciare nel digital storytelling l'ideazione ai ragazzi, ai bambini, diviso in gruppo. In questa prima fase gli alunni sicuramente ascoltano, ma è un ascolto attivo, non è un ascolto passivo. Inizia il loro cervello a elaborare un'idea. Trovano un accordo all'interno della classe, sul prodotto da realizzare. Si confrontano, concordano e sicuramente trovano il proprio ruolo, fino ad arrivare alla fase di produzione. Una volta delineato il dove andare, quindi la maglia larga della nostra narrazione, inizia la ricerca o la creazione di immagini, lo scatto di fotografie, si va a ricercare dati, tabelle, grafici, musiche, audio, video. Una volta selezionate tutte queste risorse, avviene la fase di con quale strumento, quindi approccio allo strumento, realizzazione dello storyboard e selezione dei contenuti. Quindi dal tanto si arriva poi al poco, a selezionare quello che è più efficace per trasmettere il nostro messaggio cercando di emozionare. E poi sono i ragazzi che montano, sono i bambini che si avvicinano all'uso del digitale per montare le loro produzioni. Come ultimo vanno ad aggiungere l'audio e una colonna sonora di sottofondo. Qualche caratteristica di questa fase nel digital storytelling a scuola: i contenuti devono coinvolgere, devono emozionare, ma devono lasciare lo spazio aperto all'immaginazione affinché il lettore possa centrare in quelle storie, delle storie non strette, ma delle storie in cui ciascuno può ritrovarsi, può riscoprirsi e può immedesimarsi con l'ambiente, con la situazione, con i personaggi. Ed essenziale, quindi questa essenzialità che è anche dovuta ad un giusto dosaggio. Mi verrebbe dire il digital storytelling è come una squisita ricetta di cucina in cui ogni ingrediente è ben dosato e non sovrasta l'altro. Quindi il saper dosare immagini con l'uso delle parole
e con l'uso della voce, in un'ottica di essenzialità e di giusto mix di queste sostanze che danno sapore ed emozione allo storytelling. La voce, l'immagine è vero che parla, è vero che le parole parlano, ma la voce dei nostri alunni è importante e unica. Ai bambini piccoli piace narrare, sono portati a raccontarsi, quelli più grandi a volte fanno più fatica, ma ricordiamo che la voce dei nostri ragazzi è unica e dà unicità al prodotto che viene raccontato a scuola. Oltre, come è stato detto prima, l'importanza di saper raccontarsi con un tono di voce e con delle parole giuste. Colonna sonora, dopo l'intervento di Leo e di Roberto, una colonna sonora adeguata ai momenti della narrazione che va a sottolineare gli stati emotivi, una colonna sonora preferibilmente strumentale che si abbassa di fronte all'uso della voce narrante, quindi anche il saper mixare con appositi strumenti queste due parti sonore, la parte della voce rispetto alla parte della base, quindi insegnare ai ragazzi ad utilizzare determinati web app, software per gestire l'audio, ma ancora educarli ad un uso corretto di ciò che si trova in rete. Ancora un'altra caratteristica di questa fase, economia della narrazione. Oltre a un giusto equilibrio di cui accennavo prima, anche la lunghezza. Pensiamo a non creare dei prodotti troppo lunghi, perdiamo il lettore, in 60 slide perdiamo chi ci ascolta, in 8 minuti di video sono troppo lunghi, viene saltata la parte centrale, 4 minuti, quindi abituiamo i ragazzi a dire secondo tempi che portino il lettore a respirare. Le storie efficaci respirano, hanno un ritmo che porta a girare la pagina. Lo storytelling è l'arte di far girare la pagina, in cui viene voglia di proseguire nell'ascolto, nella narrazione. Qual è il ruolo, scusate, del docente? Il docente stimola, incoraggia, valorizza il lavoro, osserva le dinamiche del gruppo, ma non fa, sostiene. Cosa fanno invece gli alunni? Gli alunni sono gli attori, sono i veri protagonisti, sono quelli che creano i contenuti, che raccolgono, che come ho detto prima sanno selezionare, che creano il prodotto, ma soprattutto rivedono continuamente il proprio lavoro. In ogni fase iniziano a riflettere su ciò che hanno fatto, si confrontano. Questa fase richiede una forte autostima, in quanto ciascuno ha un proprio ruolo, abbiamo detto, a seconda della propria aptitudine, ma è disposto a confrontarsi con gli altri, a rivedere il proprio lavoro sul suggerimento di quello dato dagli altri. Una revisione all'interno del gruppo e un confronto anche con gli altri gruppi, un confronto anche col docente che può suggerire, ma senza imporre la propria visione. Terminata questa fase, inizia la fase di verifica, in cui si controlla che sia tutto a posto, che siano presenti tutte le parti, e in questa occasione si può fare uso di una checklist in cui si verifica se tutti i contenuti sono stati inseriti, la può fornire anche l'insegnante, quindi se è stato inserito l'audio, se è stata inserita se le immagini rispettano i canoni che si era stato dato, se le parole non sono troppe, e qui si rivede, si va a limare, si va a migliorare e si condivide il proprio prodotto proprio nella classe al fine di far sì che si possa migliorare. Il prodotto si condivide nel gruppo, ma poi anche tramite diversi canali social. Qual è il ruolo del docente e qual è il ruolo degli alunni in questa fase? Il docente stimola l'autovalutazione degli allievi, analizza il processo, tiene conto anche, perché no, di tutti quegli aspetti relazionali e emotivi che si sono venuti, quelle dinamiche che si sono venute a stabilire, perché nel momento in cui si lavora insieme, ci si relaziona, si riescono a conoscere bene i ragazzi, sia come imparano, ma anche come si relazionano con gli altri, quindi va a valutare tutti questi aspetti. Gli alunni si interrogano su cosa ha funzionato,
su cosa poteva essere migliorato nel loro lavoro, su come ciascuno ha portato il proprio contributo al proprio gruppo. Ciascuno quindi autovaluta se sia il prodotto, ma anche le proprie competenze. Autovaluta il processo, focalizziamoci su questo, non tanto sul prodotto e sulla riuscita. Quindi storytelling perché? Storytelling perché permette l'apprendimento in un ambiente fluido, in un ambiente di confronti, in un ambiente stimolante, in un ambiente ricco, in un ambiente in cui ci si impara divertendosi, in un ambiente in cui non ci si addormenta su un libro scolastico. Non è che Luca Farinelli e Stefano Rini sono qui in linea? Beh, direi che quante cose sono uscite. Sì, davvero tantissime. Che cosa aggiungete a questa idea di storytelling? Stefano, che ti vedo. Sì, la tua allora abbiamo sentito tipica. Sì, abbiamo sentito veramente tantissimi stimoli, tutti attorno a tanti linguaggi più o meno specifici, più o meno legati alle tradizionali discipline scolastiche. Io aggiungo sul vassoio aggiungo il coding, che è uno dei linguaggi nel quale crediamo tanto, ma come un linguaggio, come uno di questi strumenti per fare creatività e per creare qualcosa in modo autonomo. C'è tanto digitale nel coding, c'è anche tanto analogico, perché il coding, lo sappiamo, si mescola molto facilmente con l'analogico, col mondo reale, attraverso i sensori, attraverso le webcam, quindi non è un mondo puramente al digitale, ed è importantissimo perché vedendo il digitale, in questo caso, come uno strumento di creatività e per creare delle storie, per organizzare i contenuti di conoscenza o organizzare le proprie esperienze in un racconto, i ragazzi fanno esperienza dei device, degli strumenti, come creatori e non solo come fruitori. Quindi è un passaggio fondamentale far fare questo tipo di esperienze. Stefano, tu sì. Sullo specifico, come proporrai il laboratorio di storytelling? Perché lo storytelling è centrale, come spesso lo è nelle cose che proponi, penso anche l'altro giorno con lo stop motion e tante altre proposte. Certo, beh, come dicevo, tutte le volte in cui uno strumento diventa un veicolo o un luogo o una comunità all'interno della quale fare dei significati, creare delle storie, in questo allo stesso senso anche il coding. Quindi proporrò una serie di incontri nei quali faremo esperienza di un ambiente di programmazione a blocchi che è Scratch, che tutti conosciamo e che è perfetto per tutto il primo ciclo e anche per ragazzi più grandi, per creare delle storie, dalle storie come proprio narrative, come dei video, delle animazioni, fino ad arrivare ad aggiungere degli elementi di interattività o di gioco o elementi anche di videogioco, quindi storie a 360 gradi. Grazie, grazie Stefano. Grazie a te. Luca Farinelli, riesci a... La domanda che facevi, Roberto, era che cos'è lo storytelling, no? Perché è importante la scuola, giusto? Ecco, allora io, ascoltando un po' tutte le mie colleghe, ho un po' fatto una riflessione su come lo uso io, e mi verrebbe da dire che in fondo lo storytelling è condivisione emotiva. Nel senso che l'allievo, ma anche noi, pensando a ciò che ha detto Rita, portiamo fuori il nostro dentro appassionato, e nel portarlo fuori gli diamo una forma, lo concretizziamo con la nostra creatività intellettiva che va allenata, indipendentemente dal tipo di risorsa, di supporto e di modalità, è comunque un portarlo fuori. Beh, l'idea è molto bella, quindi alletta l'idea del tuo corso, cosa proporrai nello specifico? Parleremo dello storytelling con lo slideshow, quindi con le presentazioni, less is more, no? Meno è sempre meglio, perché mi sono chiesto a cosa servono le presentazioni. Sono dei documenti di testo ben formattati che utilizziamo per imparare nuovi contenuti, nuove conoscenze, e nella scuola che uso ne facciamo? Possiamo considerare le presentazioni un po' provocatoriamente un'evoluzione tecnologica dell'ormai inesistente lavagna luminosa che alla nostra epoca rappresentava un traguardo di tecnologia nella scuola? Sono un abbellimento della nostra lezione o
quando ad un alunno diamo come consegna una presentazione, di fatto cosa gli chiediamo di fare? Allora credo che se lo slideshow è storytelling, dobbiamo proprio partire dal significato di storytelling, che chi mi ha preceduto e continuerà anche Chiara, alla fine che cosa la sintesi è raccontare emozionando. E quando raccontiamo con enfasi e partecipazione? Quando sicuramente il contenuto ci appartiene, il dentro che viene fuori, ci appassiona. Quando parliamo di un nostro progetto, di una nostra idea. Difficilmente risultiamo appassionanti, e gli allievi anche, quando dobbiamo riportare ciò che abbiamo imparato a mo' di interrogazione. Quindi storytelling con lo slideshow è attrarre chi ci ascolta senza distrarlo da una serie di artifici visivi. Anzi, il visuale deve rafforzare la parola. Da Steve Jobs in poi è tutta una salita rispetto a queste tecniche. Per cui sto esaurendo i due minuti. Nel mio laboratorio costruiamo... Less is more, per conto mio, hai detto più che abbastanza, mi iscriverei subito al tuo corso adesso. I corsi, lo dico per tutti, le iscrizioni aprono alle ore 20 di oggi, sono già visibili, poi dopo alla fine diamo il link, ecco. Per cui grazie di questo intervento estemporaneo, però appunto ha portato in diretta qui di nuovo la voce di un altro del nostro gruppo, che anche lui da un bel po' di tempo partecipa e offre appunto delle diverse opportunità, no? Con i corsi di Salovale. Grazie Luca. Chiara, sei qui, torna ad accendere perché adesso ti do il ruolo relatore, quindi puoi partire con le slide e niente, ci vediamo alla fine del tuo intervento. Grazie Luca e grazie Stefano per essere intervenuti. Benissimo. Storytelling. Non si può non comunicare. Potrei stare in silenzio e il mio silenzio sarebbe già l'inizio di una storia. Potrei fare un gesto e il mio gesto potrebbe essere l'inizio di una storia. Quindi il non comunicare vuol dire il non condividere. Il non condividere a scuola vuol dire essere nessuno. Paul Watzlawick ha 5 assiomi, siamo nel 1967 per la precisione, e il libro è La pragmatica della comunicazione. Quindi è uno studiare tutto ciò che è comunicazione, e quello che abbiamo detto finora, io aggiungerò ben poco, ma cercherò di stupirvi. E quello che a me piace fare a scuola, come ha detto Rita, ogni giorno abbiamo il nostro palcoscenico, è rompere gli equilibri per trovarne altri e per far sì che nella rottura dell'equilibrio si scoprano altre modalità ed altre visioni per raccontare. Raccontare perché? Per intrattenere, per coinvolgere, per preservare, e vi farò poi un esempio. Soprattutto per motivare, questo a me piace tantissimo, proprio perché la quotidianità viene rotta. Dobbiamo in qualche modo arricchirla con delle spezie, e con questo arricchimento riusciamo a far sì che colui che ci ascolta ci voglia ascoltare, ma che voglia anche continuare ad ascoltare la storia che raccontiamo noi insegnanti quotidianamente. Quindi è lo stupore una parte della ricetta magica di quello che ci siamo detti finora. Proviamo a fare un passo avanti rispetto a quello che vorrei raccontarvi in questo brevissimo tempo. Abbiamo delle contaminazioni. Quello che a me piace raccontare a voi in questi 5 minuti, cercherò di essere brevissima, è quello che può essere contaminazione e quello che possiamo utilizzare nella nostra quotidianità, nella nostra didattica quotidiana, attraverso le storie, attraverso naturalmente i canali di comunicazione che sono i classici: corpo, voce e parola. E in questo misto di corpo, voce e parola mi piace anche parlare di metalinguismo, ma anche di multimodalità e di multimedialità, perché il bello della nostra professione è
riuscire ad essere storyteller, a raccontare, ma arricchire, come hanno già detto i colleghi precedentemente, arricchirli con il digitale. Il digitale ci fa mescolare questi codici e ci permette di creare un prodotto, un oggetto digitale che è l'insieme di tutto questo. E quindi una molteplicità, come vi ho detto, di linguaggi. È un po' come qui abbiamo dei musicisti, come il mixer, che attraverso tutta una serie di movimenti di mano provoca però la produzione di suoni, e di suono è magia. Ma andiamo avanti. E quello che a me piace anche toccare è il concetto del racconto della storia che abbraccia la cultura. Quando noi raccontiamo, raccontiamo di noi stessi, ma anche di dove siamo. E la mia domanda che spesso mi faccio è la scuola nel mondo o il mondo nella scuola? E a me piace portare il mondo nella scuola. E una contaminazione che vorrei farvi vedere oggi è la celebrazione delle lingue indigene attraverso Google Earth. L'avevo già aperto, è una bellissima contaminazione, perché attraverso le lingue minoritarie possiamo anche agganciarci alla agenda 2030, obiettivo 10, quindi attraverso le lingue minoritarie, attraverso l'ascolto di lingue. Io non ho tempo di farvi vedere tutto, però vi invito a vederlo perché è un percorso meraviglioso che ci dà l'idea della multiculturalità, ma anche della capacità, con un piccolo gesto, solo l'ascolto e magari un saluto in lingua diversa, ci permette già di iniziare una scuola, ad iniziare una storia con un sapore diverso. Ma vediamo un'altra contaminazione. Qui avete il video di Masha e Orso, però se notate nel video la scritta è in russo, perché in realtà questo cartone animato, che ha avuto un successo enorme, è russo. E la lingua è ovviamente russa. E quindi perché non abituare i nostri bambini a materiale autentico, a far sì che ciò che si porta in classe abbia il gusto della cultura e di ciò che è veramente la storia originale? E quindi adesso qui non parla, ma se io vado avanti, vediamo se riesco a mettervi quando Masha parla, e comunque lo sapete, Masha parla in russo. Perché vi porto questo? Perché è una bellissima contaminazione e perché nelle nostre classi abbiamo tante culture e ogni cultura è una storia diversa. Altra contaminazione. Parlo di molteplici codici linguistici, verbale, non verbale, paraverbale. Mettiamoci dentro adesso la musica. La musica e la danza. In questo esempio vi porto un tango di origine argentina, cantato in lingua greca. È un misto di culture, di elementi che affascinano e che ci fanno pensare e ci fanno produrre domande che poi potranno essere la base di storie. Vado veloce e cito una canzone nella vecchia fattoria, canzone tradotta in tantissime lingue, cantata dal quartetto Cetra negli anni 40, ripresa da una canzone tradizionale e che arriva negli anni 80 a Delio e le storie tese, che non canta più nella vecchia fattoria, ma canta, e qui devo guardarlo perché ogni volta mi dimentico, nell'azienda. E quindi è una canzone che in realtà ci porta, e vediamo se riesco a farvela sentire, ma proprio velocissimo perché è... Okay.
E questo è la vecchia fattoria del Quartetto Cetra, che ha come diciamo la possibile idea di sviluppare quello che è l'originario e portarlo in una ambientazione, in un palcoscenico diverso, fino ad arrivare appunto agli anni 80 di Elio e le storie tese. Altra idea, altra contaminazione, parliamo adesso del visivo, delle immagini. Siamo al 1560, Bruegel disegna il gioco, dipinge, non disegna perché è riduttivo, il gioco dei bambini. Se voi guardate in ognuno di questi piccoli particolari c'è una storia da raccontare, quindi perché non chiedere ai nostri alunni di immedesimarsi in uno di quei gruppi e raccontare nel periodo storico corretto cosa fa e cosa sta facendo, i vestiti, il vestiario, gli edifici, gli oggetti, gli attrezzi, ma anche le composizioni dei giochi e quindi la possibilità di avere una comparazione di quello che succede oggi. Questi sono i giochi dei bambini nostri. Ma andiamo avanti. E in digitale una storia che sappiamo benissimo ed è la storia di Cappuccetto Rosso, guardate che veste può prendere. Può prendere la veste di QR code, adesso non c'è tempo, ma se voi riusciste a puntare, vedreste che è una parte della storia disordinata che io chiedo ai miei alunni di riordinare. Tappezzo la classe di pezzi di storia che poi creano una competizione nel rimettere a posto i pezzi e vedere che cosa succede. Qui è il digitale che ci aiuta a creare. Ma andiamo avanti e qui ho finito. Da un laboratorio di cucina della Piadina, della Piada, quindi questi sono dei miei alunni, arriviamo a un book creator che mi permette di creare dei personaggi e dare voce a questi personaggi e può dare voce anche in lingue diverse, per esempio in inglese. E finisco con il viaggio dell'eroe. Voi sapete che il viaggio dell'eroe è il immedesimarsi nella storia che io sento e non potevo non citare Walt Disney. Proprio in questi giorni, fino a febbraio, al MUDEC, nel Museo della Cultura di Milano, c'è l'arte di raccontare storie senza tempo e quindi riusciamo ad immedesimarci con i personaggi di Walt Disney. Sicuramente se pensiamo, proviamo a ricordarci quando eravamo piccolini quale dei personaggi di Walt Disney ci piaceva di più e perché ci piaceva di più. Ecco la citazione e con questo io concludo. Cerchiamo di raccontare storie che non abbiano tempo e che permettano ai nostri studenti, ai nostri alunni, di immedesimarsi e di volere andare sempre oltre. Quindi lo straordinario per stupire. Buongiorno Elisabetta, buongiorno Fabio. La prima domanda anche per voi. Storytelling, che cos'è? Perché è importante a scuola? Beh, lo storytelling è sostanzialmente l'arte di raccontare storie mirate a catturare l'attenzione e l'interesse del pubblico. È quindi una strategia di comunicazione persuasiva utilizzata principalmente in ambito aziendale, economico e anche politico. Tuttavia lo storytelling implica ricerca, studio, pianificazione, competenze, una progettazione attenta, molto dettagliata, per esempio la scelta dell'argomento, la ricerca, la scrittura della storia, la creazione di uno storyboard, la raccolta di materiali e tanta creatività. Il digital storytelling, secondo me in particolare, è uno strumento molto efficace a scuola e questo per diverse ragioni. Prima di tutto perché una storia cattura l'attenzione e l'interesse degli studenti in modo molto efficace ed è più facile da capire e memorizzare. L'interattività aumenta la motivazione degli studenti, la loro concentrazione, il loro impegno. E creare una storia diventa un'attività gratificante, veicola messaggi di grande impatto. Inoltre, il digital storytelling favorisce la scrittura creativa, l'integrazione di diversi codici, la formazione del pensiero critico,
e anche un passaggio dalle conoscenze alle competenze, il lavoro collaborativo e l'inclusione. E anche, direi, per concludere, una delle tecniche usate nella promozione delle competenze digitali definite dalla Commissione europea del DIG Compa 2.1. Ecco, la domanda che cos'è lo storytelling, si potrebbe parlare per ore, del resto lo dimostra l'iniziativa, però al di là dell'aspetto proprio metodologico, cioè far passare concetti, narrando storie con il gergo adeguato, con i tempi giusti, rispettando il contesto e la platea, a mio parere lo storytelling è una roba che spacca, ma proprio profondamente, nell'animo umano entra senza filtri. Non è un qualcosa di statico, è un qualcosa di estremamente dinamico, e questo ce lo insegna, ce lo propone anche la storia, anzi, ancora meglio la preistoria. Pensiamo un attimo alle arti rupestri, che ancora magari possiamo vedere anche qui vicino a noi, in Val Camonica, l'arte camuna. Cioè, ci permettono di vedere attraverso sequenze il loro vivere, il loro atteggiarsi nei confronti della caccia e anche nei confronti del nemico. Quindi è estremamente efficace perché è senza filtri e nonostante sia sulla pietra non è statico. Del resto questo strumento è stato usato poi anche successivamente, ancora oggi, per raccontarci concetti usano storie e anche chi ci racconta storie ci spiega che non è una cosa statica. Io penso ad esempio ai fumetti e in particolare a Nick Carter quando Pazzi dice che si stanca vedere Nick Carter che spiega le cose in questo modo. Ecco, lo storytelling non è assolutamente questo. Anche voi avete collaborato alla progettazione di questa attività, nello specifico il vostro laboratorio di che cosa parla? Allora, io e Maurizio Conti abbiamo iniziato tempo fa a studiare le regole dell'utilizzo del colore applicate al mondo della grafica, a studiare le regole della comunicazione e anche il complesso universo del font e dei caratteri, e ne siamo rimasti veramente affascinati. Così abbiamo cercato di esplorare questi argomenti rendendoci conto che creare e comunicare correttamente un messaggio non è affatto facile. C'è un elemento di design che è spesso trascurato e che può invece avere un enorme impatto sulla reazione emotiva del pubblico, e sono i font. Ci sono numerosissimi font, ognuno con caratteristiche peculiari, una propria personalità che lo rendono unico. Ma i caratteri non sono solo lettere. La psicologia dei font è lo studio di come i diversi caratteri abbiano un impatto su pensieri, sentimenti e comportamenti. Vedremo insieme le varie tipologie di font e come i caratteri aiutano a organizzare le informazioni e facilitano la lettura dei contenuti, come scegliere un carattere, ma anche come evitare font non adatti, sbagliati. Parleremo dell'antica grammatica dei colori introdotta da Goethe come base delle regole per comunicare emozioni e creare armonia. Analizzeremo i significati, i simboli dei colori e il loro impatto, come utilizzare strumenti per cercare e trovare le giuste armonie nei colori e le combinazioni di colore. Proporremo diverse attività e utilizzeremo gli strumenti di una risorsa digitale molto potente, molto adatta per la realizzazione di progetti di questo tipo. Ecco, il percorso intanto verrà fatto con due strumenti principali, il raccontare storie e fare questo attraverso le digital board, che ormai stanno avendo una grandissima diffusione all'interno delle nostre scuole. E il percorso che proporrò sarà proprio il percorso, paradossalmente, cioè come sviluppare il percorso, come approcciarsi al percorso dello storytelling attraverso proprio una sequenza che ormai è consolidata, che in un qualche modo ho utilizzato anch'io in questi anni a scuola e che vorrei appunto condividere con i colleghi. Quindi il percorso sarà proprio il percorso per arrivare allo storytelling con le digital board. Grazie a Betta Siboni e a Fabio Bertarelli. Ripeto, questa offerta è un'offerta corale. Io direi a questo punto, Vittoria Volterrani, se
Vittoria, buonasera a tutti. Qua. Allora, io oggi chiudo questa, secondo me, spettacolare sessione di interventi, tutti interessantissimi, con un qualcosa che si stacca dal mio laboratorio, ma a cui tengo molto: raccontare a scuola e raccontare la scuola. Sarà un po' una sorvolata su una tematica ben più profonda, ma su cui mi piace ragionare insieme a voi. Se una cosa non la racconti, semplicemente non esiste, ha detto Alessandro Barrico, discutendo con un suo altrettanto valido collega. Noi con il digitale possiamo davvero contribuire a raccontare tutte le cose che avvengono a scuola. Raccontare a scuola perché? Perché con il digitale raccontare a scuola con i ragazzi aiuta a stimolare con loro processi di revisione metacognitiva. Andiamo un po' dentro a questo discorso. La revisione metacognitiva consente di rivedere il percorso fatto e si basa sulla documentazione. No, non fate questa faccia, non è noiosa la documentazione, anzi è una presa di consapevolezza che ci consente di crescere tutti, docenti e alunni. Che cosa andiamo a documentare? Certo, non tutto. Bisogna andare a documentare con gli alunni quei compiti complessi, autentici, sfaccettati, di gruppo, quelle attività in didattica attiva che sicuramente mettono al centro gli alunni e che generalmente sono orientate alla sperimentazione sul campo per far sì che le tante conoscenze acquisite incontrino la realtà e si trasformino in competenze. Quando documentare? Non si documenta alla fine con i ragazzi, si documenta durante il processo. Ma come, Volterrani? Già questi devono fare dei compiti complessi, già probabilmente sono interdisciplinari, già ci sono vari docenti coinvolti e si devono destreggiare con cose difficili. Vuoi portarli anche a documentare? Sì. Chiedere da subito agli alunni di tenere traccia dei momenti di apprendimento più importanti mentre imparano li allerta, fa sì che abbiano le antenne assolutamente dritte, li porta ad interrogarsi se quel momento è importante o no, li porta a comprendere, a fissare tutti gli step del loro percorso, quegli step che li porteranno poi all'obiettivo finale. Attiviamo in loro un livello di consapevolezza aumentato. Quindi glielo facciamo fare durante, ma glielo facciamo fare poi anche dopo, al termine del processo, quando con il gruppo andranno a mettere insieme tutti gli elementi di documentazione che hanno raccolto nel processo. Come li portiamo a documentare durante? Allora, intanto nel gruppo in tutti i modi possibili. Possiamo anche far sì che all'interno del gruppo ci sia sempre un documentatore che può variare di volta in volta e che si assuma questo ruolo ulteriore rispetto a quello che già magari sta portando avanti. Lo si fa semplicemente prendendo nota di fatti, di reazioni, di difficoltà, di problemi emersi, di cose belle che sono successe o di qualcosa che è stato particolarmente utile. Può bastare un quaderno oppure digitalmente con un tablet che, se facciamo documentare i ragazzi, diventerà uno strumento costante, sempre presente nel gruppo, perché può servire a fare foto. Qui ho messo volutamente una macchina fotografica, ma sappiamo benissimo che in digitale con un tablet o con uno smartphone possiamo fare tutte queste cose e collegarci direttamente a un cloud. Quindi le foto per immortalare momenti importanti dell'esperienza, cercando di sceglierli, o se non siamo in grado di sceglierli, avremo la possibilità di sceglierli in un secondo momento. Ma anche registrando brevissimi video che facciano comprendere sia gli aspetti operativi sia a livello emotivo, perché
Pensate andare a registrare un breve scambio di un breve dialogo tra due ragazzi che stanno facendo qualcosa senza che loro se ne accorgano. Ecco, vi dà un'idea autentica di ciò che sta accadendo. Ancora, registrando le voci, quindi senza l'immagine, ma la potenza della voce con un'impressione, con un commento, con quello che sta succedendo e che loro ritengono essere importante. Dopo, quando alla fine dell'esperienza i ragazzi hanno concluso il loro percorso, creato i prodotti che dovevano creare nell'esperienza autentica, pensate a dei percorsi di service learning, di project based learning, dei compiti autentici, sono tantissime le esperienze autentiche che possiamo proporre ai nostri ragazzi, ecco che alla fine del loro percorso, quando hanno pubblicato, quando hanno già dato visibilità a ciò che hanno fatto, il percorso di revisione metacognitiva che è cominciato durante nella fase di metacognizione arriva al massimo, perché alla fine del percorso dovranno ripercorrere il processo per creare un nuovo prodotto, quello che testimonia l'esperienza, quello che fa vedere all'esterno non solo che cosa è successo, ma come è successo. E allora scelgono le varie forme di materiale raccolto, sintetizzano gli appunti presi, lo montano in un breve prodotto digitale, un trailer, una presentazione, un video, fanno delle scelte stilistiche che facilitano la comunicazione dell'esperienza. Chi mi ha preceduto ha parlato benissimo di tempi, di ritmi, di scelta delle immagini, di scelta dei font. Sono tutte attività che li coinvolgono e che li mettono alla prova in un nuovo percorso che va oltre quello che hanno già fatto e che li porta a ripercorrere tutto il processo. Possono anche farlo rivedendo il lavoro degli altri. Quindi ho creato nel mio gruppo quello che è stato il nostro percorso. Bene, abbiamo tutti creato il nostro percorso? Proviamo a scambiare i prodotti semilavorati e con una checklist, come diceva prima Chiara, proviamo a vedere se c'è tutto. Siamo critici, positivamente critici nei confronti degli altri. Diamo loro dei feedback che siano consapevoli e obiettivi per aiutarli a migliorare il loro prodotto. Quindi affiniamo anche lo spirito critico. E poi questi prodotti di revisione metacognitiva presentiamoli con pubblici reali, momento di autentica performance o attraverso altri canali comunicativi. Chi va a documentare e a supportare il processo di revisione metacognitiva? Abbiamo detto gli alunni, senz'altro, sempre e con difficoltà, ma anche con dei grandi risultati, ma anche gli insegnanti, per cui io documento quello che succedo alunno, quello che succede, io alunno documento tutto ciò che succede e poi ci ragiono sopra più e più volte, ma anche io insegnante devo avere il mio processo di documentazione dell'esperienza, perché aumento la mia consapevolezza di come gli alunni apprendono, monitoro con maggior presenza l'efficacia del processo e se qualcosa non va me ne accorgo prima e procedo a reindirizzare il percorso. Quindi gli alunni, oltre ad effettuare compiti autentici, con questo processo di revisione metacognitiva che li accompagna per tutto il percorso del compito autentico e dopo il compito autentico, è chiaro che allenano una marea di competenze disciplinari e trasversali. Questo è il raccontare a scuola con gli alunni. Ma poi cosa ci facciamo con tutti questi meravigliosi prodotti creati in digitale che documentano le esperienze fatte dagli alunni? Ecco che si passa all'altra fase, quella del raccontare la scuola. Raccontare la scuola è altrettanto importante. Lo possiamo fare in modo aumentato con il digitale e possiamo raccontare la scuola alla comunità vicina e lontana per far conoscere, per far comprendere quello che si fa a scuola, per far capire perché lo si fa e far crescere un nuovo concept di scuola. Siamo in una fase di enorme cambiamento. Se io penso dal 2015 a oggi,
è veramente venuto giù il mondo, nel senso che prima il Piano Nazionale Scuola Digitale, poi la pandemia, stanno rivoluzionando una scuola che era ferma, al palo, distante dalla realtà veramente da troppo tempo. Ma il cambiamento ha bisogno di comprensione all'interno della scuola, che si crei una vision chiara di dove stiamo andando e del perché stiamo andando lì, ha bisogno di tempo, ha bisogno di una condivisione massima dentro e fuori la scuola, e quindi ha bisogno di racconto, di diffusione, di adattamento dei processi, ha bisogno di prassi e quotidianità, ha bisogno che questo cambiamento diventi familiare non solo a chi nella scuola lavora o chi la scuola la frequenta, ma anche chi la scuola deve supportare, cioè le varie agenzie educative. Ecco che allora la scuola deve comunicare ai diversi target che la circondano. C'è un proverbio africano che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Mai questo proverbio si dimostra più vero. Viviamo un mondo complessissimo, una singola agenzia educativa non ce la fa a portare avanti da sola il proprio ruolo. È un mondo complesso che cambia continuamente, ha bisogno di una grande partnership delle varie agenzie educative, ha bisogno di enorme collaborazione, famiglie, associazioni, comunità, reti di scuole, stakeholder. È necessario che la scuola esca dalle mura scolastiche e trovi le varie agenzie educative pronte a collaborare. Ma per collaborare bisogna capirsi, bisogna parlare lingue simili, bisogna capire che cosa si sta facendo, dove si sta andando e perché. Ma come faccio a raggiungere rapidamente target diversi? Parlare col sindaco, parlare con i genitori che possono essere italiani o non italiani, parlare con l'imprenditore, parlare con i volontari che mi possono dare una mano. Per far questo io ho bisogno che loro capiscano che la scuola sta cambiando, che capiscano che abbiamo bisogno del loro supporto e del loro aiuto. È necessario che chi è anche esterno alla scuola capisca che non si può più imparare come abbiamo imparato noi. Per questo motivo la scuola ha bisogno di fare storytelling, di pubblicare, di diffondere, di imparare a usare i vari canali di comunicazione. Io qui vi propongo alcuni esempi che servono più che altro a farvi riflettere su dov'è la vostra scuola e dove invece magari dovrebbe essere, perché a volte non ci si pensa perché si è presi dalle contingenze. Come raggiungere diversi target fuori dalla scuola? Come far capire agli altri che cosa stiamo facendo? Se prima abbiamo portato i nostri alunni a documentare dei compiti autentici, queste documentazioni digitali che i ragazzi fanno devono poter uscire. Come fare a farle uscire? È facilissimo, ci sono tantissimi strumenti. Vi porto alcuni esempi. I blog di classe. Il mio target di un blog di classe sono le famiglie di quella classe. Ecco che allora io con un semplice blog di classe ho la possibilità di far capire alle mie famiglie che tipo di didattica faccio, posso pubblicare i prodotti digitali dei ragazzi, e le famiglie vedono che cosa fanno, posso evidenziare tematiche importanti da discutere in famiglia e che discuteremo a scuola. I blog di classe sono una cosa semplice che vi consente di parlare col vostro primo interlocutore, la famiglia. Poi abbiamo i blog tematici, quelli che non vanno direttamente dalla classe alla scuola, ma che passano attraverso il sito d'istituto, con dei tab che hanno come target la comunità. Io qui vi ho messo alcuni tab che abbiamo sul nostro sito d'istituto. Questi tab parlano di progetti che sono diffusi in tutto l'istituto. Allora la biblioteca scolastica innovativa, il lavoro sull'ADD, il lavoro di europeizzazione, il lavoro che stiamo facendo sugli ambienti, un progetto particolare che ha coinvolto tutti. Questi tab riportano a web pages, riportano a blog, riportano a mini siti che comunicano con immagini, parole e video ciò che è fondamentale per l'istituto, per far capire alla comunità educante che l'istituto ha una vision chiara, che sta andando in quella direzione e i motivi per cui ci sta andando. È molto importante che
dal sito si possa uscire in altri siti un po' più friendly, perché sapete che i siti istituzionali sono molto rigidi. La possibilità di collocare e di collegare altri luoghi in cui andare a far vedere in un modo più facilmente comprensibile che cosa la scuola sta facendo fuori dai documenti scolastici è molto importante. Poi abbiamo i canali social di istituto. So che questa è una idea un po' dibattuta. Trovo che i canali social aiutino tantissimo un istituto a raggiungere la comunità educante intorno al proprio raggio d'azione, ma anche il resto del mondo, gli stakeholder, le agenzie nazionali che hanno anche la necessità di vedere cosa fanno le scuole. Allora Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, un istituto deve comunicare e raggiungere le persone usando i canali di comunicazione che le persone usano, e i social vengono usati da tutti. Perché un social di istituto e non il mio social personale? Perché deve essere un'azione di sistema, perché deve dare l'immagine della scuola, deve dare un concept univoco. È la scuola che racconta se stessa, non è il singolo docente che racconta cosa fa con i suoi alunni nella sua piccola classe. È la scuola che racconta se stessa nel modo più ampio possibile. Perché i social? Perché appunto sono quotidiani, arrivano a tutti, in target diversi, e costruiscono una quotidianità, un'abitudine. Vari social, vari target. Instagram raggiunge soprattutto i ragazzi e la comunità. In Instagram le parole parlano più, le immagini parlano più delle parole. Posso collocare fino a 10 foto o fino comunque a 10 contributi foto video e fare uno slideshow di qualsiasi cosa, un premio, una formazione, un'esperienza dei singoli ragazzi, un viaggio, un articolo di giornale. Tutto porta a far capire in esterno come sta lavorando la scuola. Twitter, dicono un po' il social un po' fighetto, scusatemi il termine, in realtà non ha un'ampiezza come di pubblico come Facebook, ma consente di raggiungere dei buoni canali e di essere brevi, arrivare nell'immediato, essere tematici con gli hashtag, collocare link diretti che mi consentono di raggiungere il resto del mondo, le agenzie nazionali e andare a supportare quella che è l'immagine della scuola. Twitter qualche anno fa è passato da 140 a 280 caratteri, quindi tweet assolutamente brevi, brevissimi, ma mi piaceva evidenziare questo. Storicamente solo l'8% dei tweet raggiungeva il limite dei 140, da quando è andato a 280 solo l'1% dei tweet raggiunge il limite dei 280. La gente legge poco. Essere brevi, diretti, immediati è la chiave di una buona comunicazione. Voi mi direte superficiale? Lo può essere. Posso linkare qualcosa che parla maggiormente, qualcosa di maggiormente utile ad approfondire, ma se non altro ho raggiunto un pubblico con poche parole. L'arte della essenzialità. Luca prima diceva less is more, evviva. Facebook come Twitter, però con un target più ampio, comunità adulta, ormai Facebook sta un po' calando nei giovani. Poi abbiamo YouTube per racconti più emozionali. In YouTube possiamo andare a ragionare di esperienze didattiche video che quindi ci consentono di fare uno storytelling più emozionale, ma posso collegare a YouTube anche le playlist e i canali dell'istituto, e anche in quel caso do un'immagine, do una linea di dove l'istituto sta andando, di che cosa, su che cosa si sta focalizzando. Chiaro che quando mi rivolgo al mondo social raggiungo tanta gente e devo mettere ancora più attenzione a quello che è l'aspetto GDPR e copyright, quindi tenere sempre alta la guardia sulle giuste autorizzazioni alla pubblicazione, mantenere quelle regole che ci portano ad utilizzare le immagini dei ragazzi con le giuste limitazioni e fare molta attenzione, specialmente su YouTube,
all'uso dei materiali, ad esempio delle musiche che accompagnano le nostre presentazioni o delle immagini che possiamo andare a prendere. Quindi quando faccio in qualche modo lo storytelling di qualcosa e lo pubblico, vado ad aumentare anche l'aspetto di educazione civica digitale. Chiudo con una brevissima riflessione. Facciamo scuola, mettiamo in gioco competenze e pratiche che vengono dalla nostra storia e che si evolvono in continuazione. Fare storytelling significa valorizzare tutto questo, significa dare senso e visibilità a ciò che di meraviglioso ogni giorno facciamo a scuola. E una scuola che sia scuola, in qualche modo, davvero lo deve fare. A te la parola, Roberto. Ah, io ho poco da dire, grazie a Vittoria, ma grazie a tutti. Poi questo finale lapidario ci dà un po' il senso dell'intera giornata. Invito chi è rimasto, che è intervenuto prima, ad accendere la webcam per un saluto d'insieme. Ecco, e c'è anche Luigi che è stato qui con me in regia, anche se non l'avete visto, non so se ha la webcam anche lui. E gli ho chiesto di accendere, di provare a condividere lo schermo per far vedere, ho messo dentro alla chat dell'incontro il link alla selezione. Comunque, se guardate, andando su corsi e scegliendo come tipo di corso Storytelling 2022, abbiamo previsto una categoria, si va a vedere il tabellone. Quello sono 22, ha scritto Luigi facendo l'infografica, 22 vedute sullo storytelling. No? Siamo in tanti nel gruppo, siamo diversi, ciascuno ha la sua esperienza, le sue sensibilità. Intorno a questo tema proviamo a raccordarci per andare nel senso di quello che è stato detto qui stasera. Vedo che manca Rosa Maria Caffio perché è uscita, è andata a fare storytelling alla radio scolastica di Aldini Valeriani, dove tutti i mercoledì va in onda appunto adesso a quest'ora. Lei parlerà nel suo corso di voce e di radio e di importanza di questo strumento nel lavoro del docente e non solo, anche nella produzione degli alunni. Brevemente Luca ha detto, intervenendo prima, due parole velocissime, Chiara Ritta, Chiara Ferronato, Vittoria, nel vostro corso che cosa farete? Vado io con ancora il microfono aperto, io proporrò qualcosa di totalmente diverso perché mi occuperò semplicemente dell'arte di inventare storie con i bambini e con i ragazzini. Chiara? Nel mio laboratorio, con un target riferito principalmente alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, vedremo come inventare storie tra l'analogico e il digitale e quindi come costruire degli teatrini, teatro dei rulli, il kamishibai, e come narrare le storie create in toto, in tutti i momenti dai bambini, e come poi trasformarle in digitale con le diverse applicazioni e perché no, con l'uso anche dei QR code. Grazie Rita. Nel mio laboratorio andrò a focalizzare l'attenzione sulla storytelling e microlearning, quindi partire dal piccolo per pensare in grande. Perciò attenzione alla progettazione, alla scelta degli obiettivi e alla valutazione, perché comunque rimaniamo docenti. Chiara Ferronato, visto che ha inventato un acronimo nuovo, forse c'è, non lo conosco io, dentro a questo titolo, no? No, non esiste in realtà, è il Travel Based Learning, che è l'apprendimento attraverso il viaggio, quindi chi farà il mio percorso viaggerà con me e attraverso il viaggio, attraverso l'uso delle geolocalizzazioni e delle mappe, delle foto a 360, proveremo a creare delle belle storie da raccontare. Grazie davvero a tutti. Io direi di andare a chiudere questo appuntamento. Prima due dritte. Vi abbiamo fatto vedere sul sistema iscrizioni dove si trovano i corsi. C'è anche il link dentro le chat. Le iscrizioni si aprono per tutti i corsi tra non molto stasera alle 20. Sono laboratori, quindi non possiamo accogliervi in 100. Il massimo è 20-25 persone, per cui l'invito è
magari i primi non vadano ad accaparrarsi i posti in 12 corsi o 15 che poi riescono a frequentarne solo 4 o 5, scegliete i 2 o 3, ho l'impegno di tutto il gruppo da una parte a riproporre le parti più frontali e descrittive in alcuni prossimi webinar che potremo andare a realizzare e a ripetere, nei limiti del possibile, gli impegni sono tanti, i laboratori che andranno in lista di attesa. Quindi ripeto, dalle 20 ci si iscrive, dentro iscrizioni. Altra domanda ricorrente, webinar, ne facciamo? Sì, sullo storytelling ci sarà, interverremo di nuovo tra 15 giorni perché viene presentata l'azione storytelling del programma Innovamenti, per cui potremmo anche dire che queste formazioni, il programma Innovamenti non prevede formazioni, prevede dei kit distribuiti, attività nelle scuole, magari in questi interventi formativi che andiamo a fare ci possono essere degli spunti per poter lavorare al meglio e partecipare anche a Innovamenti. Nel webinar del 14 ci saranno altri input sullo storytelling e le indicazioni sull'uso specifico del kit. Sempre in quelle date faremo un intervento per tutti sull'espressione artistica e il digitale, entro il mese sempre per tutti un altro webinar sulla lettura digitale. Poi abbiamo gli appuntamenti già comunicati nello specifico per gli animatori digitali. Non ci facciamo mancare niente, come volete. Piccola preghiera via personale, io sono dietro le quinte e cerco di tenere in piedi, facendo lavorare loro, tutto il sistema. Tra le mie incombenze c'è quella degli attestati, ci teniamo, però il nostro primo obiettivo è fare dei corsi interessanti, ricchi e adeguati. Poi facciamo anche gli attestati. A volte il tempo manca e quello che rimane dietro è l'attestato. Un attimo di pazienza, perché gli attestati arriveranno, anche quelli di questo webinar e anche quelli dei corsi di Salovale che avete già fatto. Direi che non ho null'altro da dire, se non un enorme grazie a tutti quelli che hanno contribuito, ma anche a tutti i miei colleghi. Ce n'è qualcuno che non l'avete visto oggi, lo vedrete nei laboratori e nelle prossime puntate collettive. Arrivederci, è sempre un piacere riuscire a entrare in contatto e a dare degli spunti interessanti perché, come ha chiuso Vittoria, la scuola deve, perché altrimenti la scuola non è. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao.